Allora, buonasera a tutti, ringrazio le testate giornalistiche presenti, ringrazio le istituzioni per la vicinanza a questa manifestazione, il patrocinio per noi è importante, soprattutto per aver concesso l'utilizzo di questa sala, una sala che so che non viene concessa facilmente per ovvie ragioni, però la nostra richiesta è partita da un principio. Fondamentale che qui in apertura di questa conferenza stampa vorrei ribadire. Quest'Aula è il cuore del Comune di Melito Porto Salvo, della vita amministrativa, quindi l'aula di un intero Paese. Bene, oggi sono qui iniziando proprio a dire che Prunella Teatro è, riteniamo dopo 10 anni possiamo dirlo, la rassegna di Melito Porto Salvo. E quale migliore location per poter dire questo e presentare un programma che ci inorgoglisce, 9 serate di teatro, anche perché in un momento storico dove tutto viene accentrato ai grandi centri, riuscire a dare un'unità, l'unità a concretizzare, comunque a raccogliere il paese di Melito nella sua frazione, credo che sia un risultato che noi del Teatro Agro, ma soprattutto i miei amici e soci, ci deve essere comunque riconosciuto. Bene, il programma che quest'anno vedrà la presenza, andrò molto, molto velocemente anche perché fa caldo, sugli impegni istituzionali dei vari assessori e anche del sindaco. Il programma prevede 9 serate, 9 spettacoli di teatro dove compagnie teatrali di tutta la Calabria, diciamo le più rappresentative della Calabria e non solo, anche della Sicilia, saranno presenti a Melito Porto Salvo. Devo dire che negli anni le richieste di partecipazione arrivano ormai da tutta Italia e questo insomma è anche un bel risultato, soprattutto perché facciamo parlare di Melito anche per le cose belle, non solo come spesso accade solo per le cose meno belle. Il costo del biglietto, dell'abbonamento, anche quest'anno è un costo popolare. Abbiamo voluto veramente lasciare per 8 spettacoli un abbonamento a 10 euro e poi fare la serata finale con 2 euro, ma giusto per dare la possibilità a tutta la popolazione di partecipare. Prunella Teatro non è solo cultura, non è solo spettacolo, ma è anche un momento di aggregazione e la partecipazione del pubblico di Melito che già dall'inverno, già da appena finiamo la manifestazione ci dice quando sarà la prossima, questo insomma la dice lunga. Devo ringraziare, faccio una carrellata veloce di quello che sarà il programma della manifestazione e quello che è anche all'interno, il momento di solidarietà all'interno della manifestazione, per poi cedere la parola al sindaco e agli assessori. Devo dire, dopo qualche anno di assoluto allontanamento dalla politica, da questa manifestazione, devo dire che quest'anno ecco il piacere di avere avuto insomma di avere l'aiuto di tutta l'amministrazione in questo nuovo percorso. Bene, il problema del discorso degli abbonamenti, l'abbonamento a 10 euro, i prezzi popolari, non siamo maghi, non è che la rassegna costi pochissimo, i suoi costi ce l'ha, ma chi organizza eventi e chi amministra lo sa benissimo, ma riusciamo a ottenere questo soprattutto grazie ai tanti sponsor, alle tante attività commerciali di Melito che veramente non ogni anno ci aiutano sempre con piacere in questo nostro percorso, in questa nostra iniziativa. Ecco, voglio che passi proprio questo, un altro punto che veramente è grazie a loro, soprattutto a loro, se riusciamo a poter donare, organizzare, comunque realizzare questa manifestazione con i costi abbastanza contenuti.
Bene, Brunella Teatro non è solo spettacolo, non è solo arte, non è solo teatro, ma è anche momento di solidarietà. Noi questo è il secondo anno che abbiamo sposato un'idea del signor Politano, di Guido, che voleva poter fare qualcosa in ricordo di una persona cara, del figlio, il nostro grande amico Peppe, ma verso un'associazione, Amici dell'Oncologia di Alzano Lombardo, che è molto vicina ai nostri concittadini. Tanta gente come Peppe si reca e purtroppo devo dire si recherà ancora, perché la situazione ne sentiamo sempre tutti i colori, presso il centro oncologico di Bergamo per curarsi di queste gravi malattie che ormai sono sempre più frequenti. Ebbene, in questa associazione hanno trovato tanti nostri concittadini un punto di riferimento. Io non la conoscevo, non ne avevo mai sentito parlare, fortunatamente devo dire, però parlando prima con Guido, parlando poi con chi è stato ad Alzano e a cui ho chiesto una testimonianza scritta, durante la rassegna avrete insomma tutto il materiale dove parleranno loro direttamente, le persone che hanno conosciuto questa associazione, del bene che fanno. Abbiamo voluto organizzare questa raccolta fondi. L'anno scorso è andata benissimo. La raccolta fondi in concreto si realizza praticamente con una sottoscrizione, con un'offerta volontaria che le persone faranno presso una postazione adibita ad hoc presso la piazza di Brunella per tutte le 9 serate. Per l'offerta che verrà fatta verrà rilasciato un assegno solidale del valore di 5 euro, quindi più generosa sarà l'offerta, più assegni solidali si riceveranno. Alla fine della manifestazione, tra tutte le matrici che abbiamo, che avremo insomma, con i riferimenti del numero di telefono e del nome di chi ha sottoscritto l'offerta, avrà fatto l'offerta, sorteggeremo 2 bellissimi premi che il signor Guido dona ogni anno proprio come segno di gratitudine per quanti insomma generosamente fanno la loro offerta. Quindi Brunella Teatro vi aspetta, vi aspettiamo a Brunella, Melito vi aspetta a Brunella, sia per un momento di cultura, un momento di teatro, un momento di divertimento, perché quello speriamo di far divertire le persone, e le compagnie sono tutte titolate a riuscire a farla, ma anche per fare del bene, aiutare chi è meno fortunato di noi, ma non concretamente, non con semplici frasi fatte e dette così. Ok, io adesso cedo un attimo la parola a Guido. Io non sono molto amico col microfono, non ho cosa dire, confermo quello che ha detto Roberto, è lui il promotore di questa, per fare questa raccolta fondi per questa associazione dei volontari, che io ho constatato personalmente purtroppo che si danno da fare per tutti coloro che hanno il bisogno quando si trovano lì ricoverati ad Alzano. Li accompagnano in aeroporto, gli danno tante cose, quello per alleviare il dolore che uno può avere là, avendo il paziente in ospedale, loro fuori si trovano magari un po' spaesati, come è successo a tante persone. E noi cerchiamo, con la partecipazione del sindaco, di Roberto Mandica, dei signori assessori tutti, a convalidare e a far continuare questa promozione per questa associazione. Io ringrazio Roberto per quello che sta facendo, perché il merito è tutto suo, è inutile ripetere le cose, confermo tutto quello che ha detto Roberto. Grazie. Grazie Guido, grazie. Allora, faccio il Mariolina, il presidente dell'associazione, e poi lasciamo alle istituzioni insomma la parte conclusiva di questa conferenza stampa. Bene,
Io, a parte che confermo naturalmente tutto quello che ha detto Roberto, ci mancava pure, certo. Come presidente dell'associazione voglio ringraziare, oltre tutte le istituzioni e tutti gli sponsor che permettono per il decimo anno di far sì che questa manifestazione continui e diventi sempre più grande. E voglio ringraziare anche i soci della mia associazione che comunque con tutte le peripezie, specialmente quest'anno che abbiamo avuto grandi e particolari insomma, problemi anche di locazione, nello stesso momento siamo riusciti con la voglia di fare lo stesso questa manifestazione, anche se non con i risultati che volevamo. Quindi grazie a loro, grazie al pubblico che comunque ci segue e ci segue tutto l'anno, perché tutto l'anno, mentre ci incontrano anche per strada, ci chiedono sempre: ma quest'anno la fate la rassegna? Sì, noi lavoriamo per noi e per voi. Per far sì che questo sia un momento di congregazione, un momento per stare tutti insieme, perché è bello ritrovarsi dopo un anno con persone che magari anche vengono per le vacanze e ci ritroviamo là dopo un anno, sì, è un punto di incontro, ecco. Bene, altro non ho da dire, bella anche questa... sono felice veramente di... che in questa rassegna ci sia pure questa raccolta fondi, è una cosa molto importante. Niente, passo la parola al sindaco. Ci sono gli assessori. Gli assessori, loro mi mandano qua. Dovresti dire velocemente, così rimane il programma. Il programma, ok. Di formazione professionale, però. Va bene, lo dico io allora. Beh, il programma, partiamo da sabato, naturalmente 16 luglio, con la prima serata c'è una compagnia di Rosarno, sempre Rosarno, questa povera compagnia, la faccio sempre poi, di Rossano, con una regia di Giampiero Garofalo, la commedia si intitola Riunione e Gurpe Morte Gardin. Non so se l'ho detta bene, io è un dialetto naturalmente diverso dal mio, spero proprio di non aver gaffato, come si suol dire. La compagnia è la Codex 8 e 9 di Rossano. Poi il 17 luglio, domenica, abbiamo una compagnia di Catanzaro, il Teatro Incantro, con 70.000 buoni motivi, una commedia scritta da Francesco Passafaro e anche, oltre autore, anche il regista. 18 luglio, lunedì, l'Arte della Beffa con il Teatro Stabile Nisseno di Caltanissetta. L'autore della commedia è Aldo Locastro, la regia è di Cinzia Maccagnano. Sì. Sì. Quindi sarà una serata molto, credo, in questa rassegna, perlomeno per i premi che per i premi che ha vinto, credo che sia insomma la serata più proprio la serata clou di questa rassegna. Per il lavoro è bellissimo, e da Roma in giù, dove hanno partecipato, hanno vinto le rassegne. Ok, vado avanti io? Benissimo, velocemente. Il 20 luglio saranno di scena i ragazzi della compagnia di Annà. Ecco, il 19 l'ho saltato perché la commedia è decisamente brutta, ma è solo il titolo della commedia. E la compagnia, grazie assessore, compagnia teatrale di Ettore Petrolini di Barcellona Pozzo di Cotto, la commedia dal titolo decisamente brutta, ma dicono che solo il titolo, la commedia è bellissima, perlomeno, e hanno vinto parecchi premi, solo che l'autore, nonché regista e nonché amico, Francesco Chianese, l'ha intitolata decisamente brutta, creando insomma il panico tra il pubblico. Il 20 luglio, dicevo, sarà la volta di Annà in scena, perlomeno i ragazzi di Annà in scena, è un ritorno a Prunella Teatro dopo qualche anno, ma soprattutto è un felice ritorno perché ad esibirsi saranno i ragazzi. Abbiamo voluto proprio
ho voluto che venissero proprio loro, proprio per dare un segno di rinnovamento, un segno di teatro visto anche fatto per i giovani e dai giovani. E noi purtroppo quest'anno, come diceva il Presidente, non abbiamo potuto realizzare il nostro laboratorio teatrale con i bambini, quindi siamo ben orgogliosi di avere la compagnia Anna in Scena diretta da Lia Enrico con questo lavoro di Peppino De Filippo, che sarà veramente bello da vedere. E questa sera, proprio la serata del 20, avremo anche, questo non è pubblicizzato ma ve lo diciamo, premieremo anche i ragazzi, sarà l'amministrazione, il sindaco Meduri a premiare i ragazzi che hanno partecipato al campus della protezione civile anch'io, se non sbaglio si intitolava il campus della, quindi prima della manifestazione, poco prima, giorno 20, mercoledì 20 luglio ci saranno proprio i ragazzi a cui verrà consegnato l'attestato di partecipazione. Il 21 luglio, compagnia teatrale Deliese di Delia Nuova, per Prunella Teatro è una novità, però sono molto bravi, sono già stati a Melito Portosalvo, in altre rassegne, se la sono sempre cavata benissimo. Il lavoro è Mio marito Cocco di mamma, autore Calogero Maurici, la regia è di Giovanni Palumbo. Il 22 luglio ritorna, dopo il Italian's Ghost Talent, Piero Procopio con il Teatro Hercules e con l'Eredità Duzze Previta. Piero è ormai un abitué di Prunella Teatro, è da tanti anni che è con noi ed è un punto di forza di questo cartellone. Il 23 luglio la compagnia Il Sorriso di Isola Caporizzuto con un lavoro bellissimo, tratto da Oscar Falietto di Edoardo Scarpetta, tra moglie e marito, l'adattamento e la regia è di Franco Sacco. E poi a concludere questi 9 giorni di teatro, il domenica sera ci saremo noi del Nuovo Teatro Aquila con la commedia Tempi Moderni. Questo spettacolo è fuori abbonamento, potrete acquistare il biglietto 2 euro durante tutta la settimana, i 9 giorni, gli 8 giorni della serata, al botteghino potrete acquistare il biglietto. Terminati i posti disponibili, ovviamente non garantiamo più il posto a sedere, con il nostro grande rammarico, ma la piazza è quella, voi ci seguite tante, numerosi, quindi magari faremo una replica, magari la replicheremo alla festa dell'emigrato, comunque. Quindi dal 16 al 24 luglio, tutte le sere 21:45, saremo perfetti come un orologio svizzero, perché vorremmo finire prima possibile per dare la possibilità alle persone che lavorano di poter rientrare ad un orario accettabile e quindi potersi godere tutte le 9 serate dello spettacolo. Bene, da buon cavaliere mi alzo io e concedo il microfono all'assessore alla cultura, dottoressa Toscano, e ormai faccio lo speaker. Grazie, grazie, buonasera a tutti. Ringrazio la compagnia Nuovo Teatro Aquila per l'invito all'amministrazione in questa conferenza stampa. Niente, io dirò solo una cosa molto veloce, perché io ringrazio ancora, oltre per essere stata qui invitata oggi, per quello che voi fate per la nostra città. Naturalmente noi come amministrazione abbiamo potuto dare poco. Ci piacerebbe fare di più, ma tutti voi sapete come siamo messi in questo periodo, quindi speriamo che in futuro si riesca ad essere d'aiuto maggiormente per queste rassegne teatrali, anche perché sono delle rassegne che per quanto riguarda il pubblico sono molto seguite ed è bello che i cittadini si avvicinano a quelle che sono le forme teatrali del nostro paese, e anche queste rassegne oltretutto portano gente che viene da altri paesi. Come abbiamo detto prima, sarà una rassegna non soltanto che riguarda quelle che sono le compagnie teatrali calabresi, ma ce ne sono anche di siciliane, quindi anche avere dei confronti con altre realtà è un'occasione di crescita per tutta la nostra cittadinanza.
Quindi io concludo qui ringraziandovi ancora per tutto quello che fate e soprattutto per la causa che voi avete sposato in questi anni, che è sempre un momento, diciamo, di solidarietà verso chi purtroppo è meno fortunato. Passo oltre. Buonasera a voi, avete già detto molto, anzi quasi tutto. Quindi approfitto sicuramente per farvi un ringraziamento mio personale, per essere qui presente anche io. Niente, come si legge dalla locandina, e non c'era neanche bisogno della locandina perché ormai lo sappiamo, la vostra rassegna teatrale è famosa sicuramente in tutto merito, ma molto oltre la nostra, ma voi ci lavorate tanto e durante tutto l'anno, quindi è più vostra che nostra. È la decima rassegna teatrale, che ha avuto probabilmente in tutti gli anni un grande successo, e questo sicuramente è merito vostro, fammelo dire. Siete stati costanti, siete stati professionali, siete stati capaci in realtà di creare tutto un sistema che oggi porta ad avere a Prunella, a Melito, nel nostro comune, compagnie teatrali di grande rilievo che provengono anche da fuori. E questo vi fa onore, perché l'amministrazione comunale vi è stata accanto, dove, come dicevi tu Roberto, dopo tanti anni di assenza. Probabilmente perché per noi sarebbe stato un controsenso dire di voler fare tanto per il territorio, dire di voler essere accanto a tutti coloro che fanno crescere nel bene comune quello che è il nostro territorio e poi girare le spalle oppure non dare un minimo di supporto. Quindi nei momenti in cui vi siete presentati da noi, penso che sin da subito c'è stata una grande accoglienza, il sedersi e capire come potevamo programmare qualcosa, come potevamo collaborare. In effetti questa manifestazione nasce in un clima di piena e sana collaborazione. Mi tocca anche ricordare una cosa che è un piccolo particolare che però fa tanto. Oltre ad averla patrocinata questa manifestazione, diciamo per me in particolare e per tutta l'amministrazione è motivo di orgoglio sottolineare che siamo riusciti a dare un tantino. Probabilmente a livello di economia abbiamo aiutato quanto abbiamo potuto da questo punto di vista, riuscire a garantire per tutte le 9 serate la presenza del palco messo a disposizione dell'amministrazione comunale, che è proprio l'amministrazione Meduri ha deciso di acquistare poco più di un mese fa. Per due motivi, e scusa che ne approfitto, però colgo l'occasione e credo sia corretto farlo, per due motivi. Non per fare un teatrino dell'amministrazione comunale sicuramente, non siamo dei bravi attori e non come voi, ma sicuramente da un'analisi un po' dettagliata dei costi che ci sono stati nel corso degli anni, siamo venuti a conoscenza che dal 2010 al 2014 sono stati spesi oltre 75.000 euro di noleggio palchi. Questo sono dei proventi che uscivano dalle casse comunali. Come poter far fronte ed evitare questa spesa? Facendolo una sola volta. Quindi quest'anno abbiamo deciso di acquistare il palco, non perché volevamo essere fanatici o ci serviva per delle cose nostre, ma semplicemente per evitare tante spese e per dare un sollievo e un respiro a chi come voi si impegna per il territorio. Abbiamo fatto un unico acquisto, 12.000 euro di palco, 2.500 di IVA, ne abbiamo spesi 14.500, l'anno prossimo non spenderemo nulla, l'anno a seguire neanche, e così via negli anni. Quindi quei 75.000 euro spesi prima di noi probabilmente saranno ammortizzati nel corso di qualche anno. E questo è stato il motivo che ci ha spinto a farlo, utilizzarlo per delle serate che il Comune organizza e metterlo a disposizione delle tante realtà, e siete veramente tanti, coloro che d'estate soprattutto organizzano eventi in ogni piazza e in ogni frazione del nostro Comune. Fin dove è possibile sarà messo a disposizione di tutti. L'unica cosa che raccomandiamo è che è un bene comune, per piccolo o grande che sia, prendiamocene cure tutti e sorvegliamolo un po' tutti. La cosa invece che, e questa è una cosa che ci tenevo a precisare, la cosa invece che mi porta grande emozione, e quindi questo mi crea difficoltà, io non ho quasi mai difficoltà a parlare in generale, è vedere su questa locandina il volto di un grande amico. Quindi un doppio ringraziamento da parte mia, e scusate per l'emozione, per quello che fate. Sì. Riuscite a portare a merito spettacolo e cultura. Ci confrontiamo e ci facciamo 4 risate in compagnia. Ma quello che appare realmente di importante è il ricordo di un grande amico. Quindi approfitto di questo microfono, e scusa dell'emozione, per probabilmente incitare tutti a lottare verso questa causa. Dobbiamo essere generosi, dobbiamo raccogliere tanti fondi, dobbiamo destinare a questa associazione tanti fondi,
perché fanno tanto per le famiglie, fanno tanto per coloro che hanno bisogno e noi non possiamo dimenticare chi nel nostro paese ha dato tanto, chi è stata una presenza sorridente, chi è stata una presenza sempre, come posso dire, col cuore in mano e col cuore aperto. Quindi in nome di Peppe andiamo tutti verso la stessa direzione e muoviamoci per due, per una lotta che ci deve accomunare e che ci deve portare sicuramente a dare un contributo come merito a questa campagna. Quindi il mio personale ringraziamento è doppio per quello che fate e per la campagna che avete abbracciato. Quindi grazie a voi e ti posso dire che è la nostra rappresentazione teatrale. Sì, tocca a me concludere. Posso tranquillamente dire che io gioco in casa non perché sono sindaco e quindi siamo nella sala consigliare e sono legale rappresentante del comune, ma gioco in casa perché sono a fianco degli amici del nuovo Teatro Aquila. Io quando tiravo la carretta della Festa dell'Emirato in più occasioni ho detto con immenso orgoglio, con tanto entusiasmo, che rappresentano veramente qualcosa di unico per lo spirito che sono riusciti, l'armonia, lo spirito, la squadra che sono riusciti a creare. Il nuovo Teatro Aquila non è una compagnia qualsiasi, è una grande famiglia dove, credetemi, il mutuo soccorso, la stima, il rispetto, l'amicizia vengono prima di ogni altra cosa. Io ho quindi, per questo voglio dire che mi sento di giocare, diciamo, più che in casa. Voglio fare il mio in bocca al lupo per la riuscita di questa manifestazione teatrale, di questa rassegna, che è la decima. La decima che sicuramente sarà ancora più positiva di quante sono state le precedenti nove. Io le ho seguite quasi tutte, forse ho perso qualche serata, le ho seguite in, diciamo, in una veste forse diversa. Sto parlando almeno per le prime otto. L'anno scorso ero sindaco, forse ancora sindaco incosciente, non avevo realizzato ancora, o meglio forse sarebbe più giusto dire sindaco non legittimato. Adesso qualcuno forse non l'ha digerita ancora, ma oggi posso dire che veramente che sono onorato e orgoglioso come sindaco di presenziare a questa manifestazione. Per me è un onore, però oltre all'onore ci sono gli oneri. Dovrò pagare il dazio, mancherò qualche serata, quindi vi chiedo scusa anticipatamente. Purtroppo non siamo riusciti a, e questo è un rimprovero a voi, avete bruciato tutte le altre tappe, però è saltata una. Abbiamo un altro evento che l'assessore, che coincide con il 23, però io purtroppo ho anche qualche impegno familiare, ho il compleanno di un ragazzo che ho battezzato a Reggio giorno 20, quindi se premiamo i ragazzi della protezione civile ci sarà il vice sindaco, c'è l'assessore Crea, e poi mancherò anche il 23 che è il 16 luglio, che ho due matrimoni, impegni familiari che mi costringono. Vediamo se il 16 potrò ritardare un pochettino, vediamo come, oppure siccome la sala è vicina magari mi assenterò per l'inizio, vediamo, lo concorderemo, non ci stanno problemi. Sulla rassegna teatrale c'è poco da dire, qualsiasi cosa io dirò o potrei dire, è sicuramente di parte, perché io mi sento parte attiva del nuovo Teatro Aquila. Brunella e anche la frazione, lo possiamo dire, che forse ci consente, cioè ci ha dato quella spinta che ci consente oggi di guidare il comune e di amministrare questo comune, in più rispetto a tutte le altre realtà. E io dirò qualcosa in più, magari sull'altro aspetto della rassegna, non quello, diciamo, del divertimento, ma sulla solidarietà. Su quello che viene fatto all'interno della rassegna.
Io stamattina ho provato a chiamare il professore Nastasi, anche se non l'ho sentito, penso tranquillamente di poter fare, lo faccio per lui, l'in bocca al lupo per questa manifestazione. Vi ringrazio io a nome suo per quello che state facendo all'interno dell'amministrazione. Al contempo ringrazio il professor Nastasi e tutto lo staff medico e paramedico per quello che fanno e per quello che rappresentano. Per molti di noi sono un punto di riferimento e voglio dare la mia testimonianza diretta per quello che rappresentano anche gli amici dell'oncologia di Alzano Lombardo. Io ci sono passato più volte, credetemi, è veramente encomiabile l'assistenza, la vicinanza di questi volontari. Io lo voglio dire così, m'hanno dato una stanza, ero con papà ad Alzano, allora io volevo pagare in anticipo, dicendo guardi che devi lasciare solo una cauzione di 20 euro che ti sarà rimborsata quando vai via. Chiaramente io non mi sono limitato alle 20 euro di cauzione, invito chi ha la possibilità a fare anche di più di quanto ho fatto io, perché questi soldi servono ad implementare e ampliare l'offerta che fanno per tutte le persone che hanno necessità di assistenza al di fuori dell'ospedale. Sto parlando dei familiari che si recano per dare assistenza a chi poi è in ospedale. Io faccio un in bocca al lupo a quanti in questo momento si trovano non solo all'ospedale di Alzano Lombardo ma in tutti gli ospedali d'Italia, perché ce ne stanno tanti, ma un in bocca al lupo particolare lo faccio all'amico messineo Demetrio, che verrà operato da qua a qualche giorno. Io mi emoziono spesso purtroppo, ma quando sono momenti così è chiaro che la mano forse se la fanno prendere tutti. Io in maniera particolare vi chiedo scusa, vi chiedo di sostenere anche al di fuori dell'abbonamento o gli amici del nuovo Teatro Aquila, perché non per forza bisogna comprare l'abbonamento o pagare il biglietto, si può fare anche, penso che è gradita, un sostegno al di fuori sacco per le spese che voi contribuite. Se uno lo vuole fare, oltre agli sponsor, lo può fare anche personalmente, credo, è gradito. Allora, l'ultima cosa che voglio dire, io penso che quello che sta facendo la famiglia Pulitanò fa onore a loro, fa onore a tutti noi e io li ringrazio di vero cuore. Questo è il modo migliore, non l'unico modo, ma credo il modo migliore per farsi sentire l'amico Peppinolo vicino a noi con il suo splendido sorriso. Io lo voglio ricordare come così, in questa fotografia, con purtroppo non siamo riusciti ad andare a pesca assieme, e questo forse è un rimprovero. Mi trascino. Quindi vi chiedo scusa. E concludo dicendo grazie alla famiglia Pulitanò, grazie agli amici del nuovo Teatro Aquila per quello che fanno, per i momenti di divertimento, di spensieratezze che riusciranno sicuramente a regalarci, per i momenti anche che ci consentono di stare assieme, di stringerci la mano, di abbracciarsi, di scambiare qualche opinione, di confrontarci, perché bisogna massimizzare i momenti positivi, i momenti di felicità, perché purtroppo la vita è breve e purtroppo i momenti imprevisti, imprevedibili e bui vengono da soli e là non possiamo fare niente. Vogliamoci bene, spingiamo verso il bene comune e voi, famiglia Pulitanò, voi, nuovo Teatro Aquila, per noi rappresentate come amministrazione anche un punto di riferimento e un punto saldo per la nostra merito. Grazie ancora per quello che fate, per quello che farete e per quello che avete fatto. Noi quest'anno siamo stati pochino in più vicini rispetto all'anno scorso. L'augurio è che con quello che stiamo facendo riusciamo il prossimo anno ad implementare il nostro sostegno in maniera più corposa.
diceva l'assessore Crea, il palco, qualcuno non l'ha vista così come l'abbiamo vista noi, e a noi l'onere e l'onore di poter scegliere, per noi quella del palco è una scelta giusta. Vi posso dire tranquillamente che voi sapete meglio di noi forse quanto spendevate per la manifestazione come palco. La precisazione, il palco non viene dato in maniera discrezionale, se l'evento viene dato, questo gli è sfuggito all'assessore Crea, viene dato a chi lo richiede per primo, purché faccia una manifestazione e chiede il sostegno del Comune. Quindi ancora una volta grazie, e saremo vicino a voi, forse con quest'anno con uno stimolo ancora più forte e una convinzione che ci trasciniamo, la convinzione è che voi state facendo molto bene, che voi avete portato il nome non di Brunella ma di Melito alla ribalta non solo del teatro calabrese ma ai massimi livelli sicuramente in Calabria ma anche fuori dalla nostra regione. Non ho nulla da dire, parlano i fatti e i fatti sono dalla nostra parte. Come nuovo Teatro Aquila mi onoro di poter dire che io ci faccio parte. Grazie. Bene, era inevitabile insomma che la rassegna, la conferenza stampa si arricchisse di questo momento di emozioni, lo sapevamo perché era così, doveva necessariamente essere così, perché chi ha conosciuto Peppe non può che emozionarsi al solo ricordo. Bene, io ringrazio l'assessore Crea, l'assessore Toscano, il sindaco, la famiglia Pulitanò, Radio Studio 95, Merito TV, che non l'abbiamo nominata, chiedo scusa sia a Bruno che a tutto lo staff, sempre presenti da 10 anni con noi a dare visibilità a questa manifestazione. 16-24 luglio, in collina fa fresco, i condizionatori li abbiamo già accesi, quindi la sera se avete bisogno di un po' di frescura, non c'è niente di meglio di una poltroncina a 2 euro in piazza, 2 ore di spettacolo dove insomma ci divertiremo sicuramente, e perché no, soprattutto fare la nostra offerta per il bene concreto, aiutare questi angeli ad assistere i nostri concittadini che si trovano lì per il viaggio della speranza, con la speranza, con l'augurio che chiudano prima o poi perché non ci siano più malati, ma questo è l'augurio, credo che ce lo facciamo tutti, ma sappiamo che purtroppo non è così. Bene, signori, Brunella Teatro vi aspetta sabato 16, il sipario si apre, grazie, 21:45, grazie a tutti.